Ciao a tutti, siamo a Fiorenzuola, sotto ricarica, era al 90%, ho tempo un'oretta e ricarico al 100%. Allora, abbiamo la Zoe, guardiamo un attimo il consumo, che mi dicono tutti cosa consuma. Allora, abbiamo, vedete, 13,2 kWh. 100 km, praticamente fa più di 7 km con un kilowattore, che non è male, eh? Assolutamente, proprio. No, proprio, vedete? 100 kilowattore, proprio, vedete? Neanche a farlo apposta, guarda. Cosa ho detto prima? 100 kilowattore, 756 km. Fa 7 km e mezzo con un kilowattore. Con le strade secondarie da paese, però è un misto, perché questi chilometri li ho fatti un po' praticamente andando anche 120 sull'autostrada, un po' misto, in salita, in discesa, tutto, guarda, ormai. Però logicamente è una media dei 50, perché andando questi paesi qua, non è che sono andato solo sull'autostrada, ho fatto anche strade secondarie, strade di campagna e così. Comunque è un ottimo consumo. Vedete, guardate, adesso vi faccio vedere le gomme. Io ho queste gomme con questi copricerchi, non so se vi piacciono, spargo, però io ho visto che ogni pieno io faccio qualche chilometro in più. Prima io avevo sulle 195 con i cerchi in lega, adesso ho messo le 185, 15 di cerchio con il cerchio in ferro, e nuove sono, e tutti pensano che il cerchio in ferro pesa di più, invece pesa di meno per il cerchio in lega, e perciò pesando di meno fa più chilometri. Poi è 185 la larghezza e non 195. Vedete? Quattro gomme di queste le ho pagate, montate dal gommista, ha fatto tutto lui, praticamente 370 euro montate. E sono via, sono Bridgestone. Volevo montare le Michelin che avevo prima, però mi ha detto che sono fuori produzione. Se lo sapete voi, ditemelo nei commenti. Fuori produzione le Michelin 185-15. E allora ho preso le Bridgestone e via. Queste. Fatemelo sapere nei commenti. Ditemelo, informatevi, perché hanno detto così, poi non lo so. Ok. Alla prossima! Ciao ciao! Ciao ciao! Iscrivetevi! Ciao ciao!